Buongiorno, bene. Oggi vi voglio preparare una torta di zucca. È il periodo delle zucche e una bella torta di zucca ci sta proprio bene. Quindi abbiamo preparato precedentemente 500 g di zucca, l'abbiamo fatta a pezzetti e l'abbiamo infornata a 170 gradi per una mezz'oretta. Poi l'abbiamo schiacciata semplicemente con i rebbi di una forchetta. Ok? E questa ci serve così com'è. Poi abbiamo 100 g di amaretti sbriciolati, 160 g di zucchero di canna, 150 g di farina 00, 3 uova e 80 g di olio e una bustina di lievito per dolci. Eccola qua. Abbiamo già preparato la nostra tortiera con un foglio di carta da forno. Ciao Cesare! E possiamo cominciare. Abbiamo tutti gli ingredienti pronti. Possiamo preparare la nostra bella torta. Ecco le nostre uova. Ciao Cesare. Le rompiamo nella nostra boule. Temperatura ambiente preferibilmente. Le uova quando dobbiamo fare i dolci non devono essere fredde. Ecco qua. Voilà. Aggiungiamo il nostro zucchero, il zucchero di canna. E montiamo le nostre uova. Ciao Bilal, ciao Fred. Ecco. Oggi facciamo una bella torta con la zucca. È il periodo, poi la zucca fa bene, eh? Con la zucca poi faremo anche altre ricettine. Questo periodo si trova, è economica, anche semplicemente ripassata in padella, vi posso assicurare che ha il suo perché. Allora, anche la nostra farina. Un attimo, solo prendo un setaccino, così la setacciamo per bene. Ok. Setacciamo la nostra farina. Ecco qua, così. Specialmente quando è umido, mi raccomando, se no fai grumi. Ok. Andremo a mettere anche il nostro lievito. Ok, adesso mettiamo il nostro lievitino, il normale lievito per dolci. Possiamo aggiungere anche la scorza di arancia, della cannella, della noce moscata. Questo poi dipende dai gusti. Grazie Cesare. Ok. Se volete mettiamo un pochino di scorza d'arancia che ci sta bene.
prendiamo un po' di arancia, o se no, ma no, no, abbiamo messo gli amaretti, lasciamo il gusto della mandorla. Abbiamo fatto presto, presto, presto. Certo, il tempo maggiore ce lo porta via la cottura della nostra zucca, che la faremo in forno per un semplice motivo: asciugherà grazie l'acqua della nostra zucca. Quindi passatela nel forno, asciuga l'acqua, si cuoce e la possiamo lavorare. Ora prendiamo il nostro pentole. Trasferiamo, ecco qui, benissimo. A questo punto non ci resta solo che farla cuocere un'oretta in forno e poi dopo ci vediamo, ok? Quindi la mettiamo in forno, il forno è già caldo, poi un'oretta poi controllate, insomma, quando lo stuzzicadenti esce fuori pulito, la nostra torta è buona, è pronta. Poi se volete potete farla anche invece con gli amaretti, con le noci, con l'uva passa, che viene molto bene. Poi faremo anche del pane con le zucca la prossima volta. Ciao Giulio, buongiorno. Bene, allora adesso andremo ad infornare, ci vediamo dopo quando il nostro dolce sarà pronto. Ciao, a presto. Benissimo, siamo pronti. La nostra torta è pronta. Abbiamo preparato un bel piatto da portata per la presentazione. Eccola qua, la faccio vedere. Bella colorata. Ecco questo. Eccola, la nostra torta è pronta. Una spolveratina di zucchero a velo. E siamo pronti. Qua. Benissimo. La nostra torta per la colazione, per la merenda, per i nostri bambini è pronta. Ecco qua. A voi. Vi ringrazio e buona giornata a tutti. Grazie dell'attenzione e della vostra gentile interesse nei miei confronti. Grazie a tutti. Ciao.